in questa recensione. Le grandi pose di un full action, grandi confronti di un full action, le grandi mancanze di un full action. Sono le recensioni di Viper Toy, sono quelle ficcanti nonostante i pigiamati. Trovi veri robot mascolini come Gundam e Transformers, grandi diecast. Sono le recensioni di Viper Toy, sono quelle ficcanti nonostante i pigiamati. Trovi veri robot mascoli come Gundam e Transformers, grandi diecast. Ed eccoci qua a fare questa nuova video recensione di un pezzo. E qui siamo parecchio distanti dai canoni qua del canale, eh. Questo lo possiamo definire, adesso non l'abbiamo portato qui con noi, ma presto l'avremo in un pezzo importantissimo, la nostra scala pigiama. Però siamo in ambito che sfiora queste cose qui. Vabbè, abbiamo un pezzo che è stato chiacchieratissimo e dovevamo chiacchierarlo anche noi. Abbastanza. Perché comunque certi aspetti lo richiedevano. Vabbè, comunque questo è il famosissimo Daitan 3 Full Action, Full Action della Bandai. Full Action, chiacchieratissima linea. GX82. Vede? Ma questi sono dei dettagli. Vabbè, comunque diciamo anche dire, è come dire i modelli dei pigiami, non so, c'è il modello estivo, c'è quello invernale, ma noi interessa relativamente. Prima di spingere Rec, lei mi aveva promesso che il discorso pigiama l'avrebbe tirato fuori verso la fine, non all'inizio. No, e lei vede che non mantiene le promesse. Non mi metto in bocca cose. Velocemente, però, vabbè, non facciamo dei video lunghi che poi dopo gente diciamo, deve mangiare. Comincia ad aprirlo. Cominciamo perché lei, come al solito, vuole far percepire tutto il piacere dell'unboxing. Che lo definiamo anche in questo caso undressing, ecco, al nostro pubblico. Per poi ve lo andremo un attimo a posare in maniera sapiente, come il nostro asso sa fare. Certo. Come al solito, il nostro asso è riconosciuto. Mastro posatore, a differenza invece di altri canali che millantano di poter posare. Tra l'altro sono riconosciuto da tutti, credo. No? Io penso che anche l'ISO 9000 stia cercando di certificare le sue abilità. Certo. Perché assolutamente è giusto riconoscere che la differenza da dove c'è venga riconosciuta e certificata. Beh, tanto che le spara delle stupidità, io intanto vado avanti. Ma non c'è problema. Vede, si presenta subito un po' malino. Diciamo. Come mai? Si presenta così un po'. Questi stivaloni. Stravaccato, un po' sbracato. Queste galosce. Come andare a un concerto degli anni 60, mi sembra un po' così. Sì. Allora, intanto. Quindi, qui nel polistirolo, ovviamente pezzo di pregiatura polistirolo, abbiamo semplicemente il pezzo con. C'è una pinzetta, forse per togliere. Sono pizzette queste qui, per estrarre i pugni, mi sembra, dalle istruzioni. Insomma, roba di plastica per non infierire pesantemente sul soggetto, un perno probabilmente per posarlo da qualche parte. Ok, intanto io lo sbrigno. Lo sbrigni anche perché lei lo deve posare. E quindi... Ah sì, eh? Sì, è per forza, Mentre intanto vado a illustrare un po', qui avremo le istruzioni come al solito se c'è qualcosa da illustrare. Questo lo sto smassando in diretta, non l'avevo ancora toccato. Non l'avevo ancora smanacciato in effetti, quindi vedremo se a tutti gli effetti saprà posare un soggetto che le è appena capitato tra le mani. Non è facile. Non è facile. Ma lei ride già. Lei sa che su questi aspetti ho fiducia, mentre su altre cose lei ovviamente... Vabbè. Diciamo, però su questo ho fiducia. Comunque almeno c'è chi ci prova, c'è chi non ci prova neanche. Esatto, su questo anche lei ha ragione. Qui abbiamo la base e un qualcosa che si infila probabilmente nelle estremità anali di qualche tipo, qualche pertugio. Non è. E cos'è questo? Lei chiede? Dica, è il giavellotto, le punte del giavellotto. Ah, la punta appunto. Aspetta, per fare l'esame, per fare il masso, probabilmente. Allora, facciamo così. Lei è preparato però. Perché lei mi arriva così un po' farfullino questa qui, ma sa che io ho delle critiche nel cartucciere che mica da poco, è un calibro bello grosso da andare qui. Ah sì? Ma non tanto forse per il Daitan quanto più per la versione. Vabbè, quindi comunque. Attenzione. Che... Ah vabbè, come versione ci può stare tutto. Adesso stavo controllando i pezzi, questi sono i famosi. Lei abbandona subito la difesa, scudo. Ma certo, cos'è il ventaglio scudo? Attenzione. Era un'arma però abbastanza... Anche perché qui ci dobbiamo rifare, cari amici, un certo unboxing dove è venuto criticato un pezzo da 90 per delle quisquiglie tipo dei pennuti che venivano. Ah, ok. Capito? Mi si critica un po' certi pezzi per dei figaggine.
tante mani, e vabbè, sì, questa è la figata. Viso intercambiabile. Viso intercambiabile, poi lo vedremo relativamente perché qui c'è un po' di riflesso. E cosa sono quelli? Castigli allungabili, cosa sono? Sono le catene a cui possiamo agganciare i ventagli e lanciarli e sparaflasciarli in faccia al nemico di turno. Ma fisicamente proprio? Sì, sì, fisicamente. Ah, bene. Anche quelli li può quindi posare fisicamente. Sì. Ah, oddio, posare, non sono rigidi. Non mi millanti, poi dopo mi abbandona subito qui. Però, comunque, dotato è dotato. Rispetto ad altre versioni, come dotazione, secondo lei ci siamo? Manca qualcosa di eclatante? Dunque, di eclatante potrebbe... Sì, c'è una cosa che manca, che magari era compresa invece nel vecchio GX, già quello scomponibile. Lei già che mi sbava per il peso, queste che non sono di metallo. No, vabbè, ho capito. È lo stesso, però questo è un prodotto che costa anche poco, è relativamente poco. È lo stesso, lei mi vorrebbe dire che è lo stesso? È lo stesso. Su certi pezzi... non me lo dica! Ma su questo lo accettiamo, dai. Ma non me lo dica! Aspetti, adesso mi sto divertendo. Però, mentre aspettiamo che lei finisca di posare, ma non ce la faccio mica a posarlo, eh? Come no? No. Attenzione, no, lei si autodenuncia, autocertifica. Mi autocertifico, aveva ragione gli altri. Attenzione. No, io che avevo fiducia in lei è che mi si impuntano i gonnellini. Siamo a luglio, siamo ancora in fase di mercato. Io potrei rimpiazzare, mettiamo paratici. Ecco, vede che mi distrae. Ecco, il primo pezzo l'abbiamo. Se poi riesce a distruggere qualcosa in diretta, sa che noi. Gode, vero? Sì, abbiamo la Champions. Praticamente è come avessimo la Champions. Se lei distrugge qualcosa in diretta. No, stavo cercando di capire come cavolo. Così vabbè, mi sembra che lo stia divaricando in maniera veramente anale. Stavo cercando di capire. Ecco, i movimenti che devono fare i gonnellini. Non so perché li faccia così, non è proprio il massimo. Ma sai che mentre la vedo smanacciare per posarlo, sì. Mi viene da pensare che lei potrebbe essere anche dica. Un osteopata mancato, un fisiatra mancato. Vero. Lo dica. Vedo che lei proprio ha piacere nel smanacciare le vecchiarde. Ci godo. Sembra una vecchiarda. Questo le sembra una vecchiarda. Le vecchiarde rugose. Ok. Aspetti, lei mi mette in difficoltà, magari meglio farlo vedere alla fine, ecco, quando sono riuscito a posare. No, sa cosa, volevo giusto capire se voleva fare una posa intermedia così è un passaggio. No, volevo far vedere solamente questi soggetti che come li hanno concepiti. Prima di posarlo in una posa estravagante, cari amici, guardate, andiamo a vedere le caratteristiche salienti di questi full action. Ecco. Cioè, guardate quanto riescono ad esporre la loro ignominia, cioè l'incapacità di essere belli esteticamente in maniera estrema. In effetti questa cosa qui non è molto ben riuscita, anzi direi che proprio non è riuscita per un quindi cazzo. Mi parte proprio dalla punta di diamante del soggetto. Ma qui bastava un po' di spugna, non so, di una spugnetta scura che magari una gommina che lo teneva gommina magari no, di spugna quella che si ha capito che rientrano, si schiacciano senza problemi. Ma lei infatti è un progettista Bandai mancato, lo sappiamo. Ecco, lei intanto con la mano che parla io smonto dei pezzi. Continua, c'è quell'anca lì che non vuole sapere. La famosa anca sbilenca. Anche infatti, una saltatrice rumena. Comunque, cari amici, vedrete che riuscirò a dimostrare le mie capacità. Faccio vedere ancora, perché allora, la full action ormai lo sanno anche gli zerbini, è la marca di Bandai in cui i robottoni super fighi, che erano fighi perché si combinavano, perché avevano i vari pezzi, avevano le parti di metallo, eccetera, cosa ha detto Bandai? Togliamo tutte le robe fighe. Però vedete come muovono anche le spalle. Perché come bimbi minchia, perché bimbi minchia vogliono che i robot prendano anche delle pose super plastiche che i robot seri non potrebbero prendere, perché altrimenti pesando delle tonnellate e costando con i materiali seriamente nessuno si mette a smanacciarli in maniera pesante. Ha detto no, facciamo delle belle linee full, chiamiamole full action, per far vedere che i bimbi minchia le possono posare nei modi più stravannati, divertendosi così a fare il Kama Sutra robotico. Quindi lei mi sta dando del bimbo minchia? No. Ma diciamo che lei, sì o no? Io voglio sperare che lei appresti molto di più il Daitan classico, combinabile. Che è qua dietro? È questo. Apriamo. È combinabile questo, sì. È certo, questa è combinabile. È la seconda versione, non il primo. Si capisce dal diadema dorato. È più ficcante o meno? Ma io li ho entrambi, quindi non si pone il problema. Lei però a me è piaciuto anche questo dorato, però i puristi. Però questo che è ficcante, che ha i mezzi separati che se li può godere, che poi si combinano, che era la base, la vera goduria dei robottoni, quando anche i robottoni pigiamati avevano una qualche goduria prima di essere real robots eccetera, ecco. Era perché avevano queste caratteristiche che tutti i cartoni funzionavano così. Tu per 10 minuti di cartone
guardavi i buoni prendere delle randelle perché facevano finta di essere potenti perché giusto. Dovevano starsi poi perché sennò finiva subito il cartone. Giusto. Poi arrivava vendetta, grave vendetta, che era la base su cui si sostanziavano tutti i cartoni di robot. Arriva la vendetta, prese due sberle, andavi a fare tu il culaccione al cattivone perché ti combinavi perdendo questa feature clamorosa che era la cosa figa, come dire la trasformabilità di Transformers. Sì. Rimane, è come dire, mi prendo quasi di un robot una statuina, magari super bella esteticamente con 300.000 dettagli, ma è una statuina immobile, non ha tutti gli snodi, ha tutte le robe. Okay, un po' lo stesso passo che c'è tra quello super dotato di tutti i dettagli e di tutte, soprattutto la combinabilità, le gimmick che ci vogliono per fare che cosa? Per far sì che abbiano delle pose camasutresche, come si suol dire, perché possa avere, come possiamo vedere anche dalla, intanto che Asso finisce, ecco, tipo di distruggere il Daitan 3, sta cercando in tutti i modi, veramente, non è il Daitan 3 che ho distrutto, o tutte le altre cose, sta cercando di impegnarsi per distruggere veramente, ecco, solamente perché i bimbi minchia che giocano con Big Jim e i men e tutti i bamboccini vogliono che anche i robot facciano tutte le pose bamboccinesche tipiche cartunesche. Ma non è così. Il bello era la fedeltà dei robot, almeno questa è tutta la mia critica che mi sento di dire alla linea Full Action. Sa che io la linea Full Action la scago perché ha praticamente rinnegato tutta la parte bella dei robot pigiamati che avevano i robot pigiamati. Devo dire la mia, mi dispiace. Ha fatto bene. Lei lo sa, il suo punto di vista che tutti apprezziamo. No, al contrario, probabilmente estremamente criticato perché ovviamente agli amanti piace anche estremamente vedere posato in maniera trollosa queste cose qui. Però sì, ma lei allora. Scusate, questo coso è un rosso. Vede. Come cazzo si probabilmente anche il suo. Mi si dice, il suo karma robotico, ecco, sta subendo giustamente perché lei ha rinnegato, ecco, adesso ci sta, le cose ficcanti per quindi anche qui è giusto che subisca. Ma no, non è che abbia senza parlare del fatto che lei, ma, scusi, è un'altra linea, il dileggio totale lo fa poi andando a prendere ste cagatine, ma lasci perdere, non stia a inquadrare delle cose che lei non può capire. Capisco che sia come un po' come inquadrare dei pannolini usati, però voglio dire, vedi che non vede che sta già subendo la sua conformazione. Intanto abbiamo fatto capire le qualità, fa vedere bene il culo, le qualità della posabilità. Guarda che non mi diverto a lavorare con lei, non so perché, mi diverto. Ma lei, guardi, abbiamo già fatto notare che visto il modo in cui certe cose vengono esposte e al contrario mancano tanti piccoli dettagli, seppur di massimo ovviamente l'estetica sia comunque ben fatta, senza sbavature tecniche in generale, però niente, è la linea Full Action, io continuo a dileggiarla, mi dispiace. Vabbè. Adesso quando lei lo saprà, lo avrà posato, allora, in un se non modo, guardiamo le istruzioni facciamo un po' fatica. Lei adesso ci rivedremo tra un po' quando l'avrà posato con calma. Perfetto. E vorrà prendere le difese di un soggetto indifendibile come un qualsiasi collection. Ma no! A tra poco. Ho spinto, play. Vada. Anzi, Rec, vada pure. Eccoci qua. Finalmente ho potuto sbizzarrirmi come piace a me. Full Action, che in realtà si sarebbe potuto chiamare FP, che poi in italiano potrebbe sembrare una roba brutta, però è full posable, abbastanza la caratteristica posabile. Tipica è che gli puoi far prendere delle pose molto plastiche, le fly pose, le power pose, cosa che il suo soggetto là di X, no? Qual è la sigla di quello invece che non mi ricordo. Non si ricorda lei. Il primo GX, il 65? No, quella è il Daitan lì. Sì. No, c'è scritto là nello scatto. GX, è un DX. Che cazzo? È un DX. È un GX. Aspetti, vado a vedere. GX 65. Non è un Full Action, è un. No, questo è proprio un solo Sugar King normale. Classic. Vabbè, dopo li mettiamo insieme, dai. Vabbè, comunque, ecco che
non può raggiungere una cosa così, lei suppone. Assolutamente sicuro, no. Sicuro. Sicurissimo. Neanche avendo poca cura delle sue plastiche. Vabbè, avendo poca cura può darsi. No, insomma, non andando tanto per il sottile, se c'è bisogno di spostare un po' una gamba. Ma lei parli pure che io così la inquadro. Forse non ha probabilmente non ha delle ginocchia così snodate, e qui ce le ha proprio perché mette in evidenza poi. Sai cos'è che mi dà fastidio? Dei piccoli dettagli. Che cazzo di cavalletto qua sotto che mi si impunta mentre io arrivo da sotto. Ecco. Ah sì, ho capito. Hai capito cosa? Sì, sì, sì. No, ma se vuole aggiungere ulteriore tremolosità al video. Vabbè, le critiche. Cercheremo di farlo. Tra l'altro penso che la camera abbia anche una compensazione automatica, però dopo viene a mancare. Sì, ma visto in che posizione mi tocca mettermi per cercare di renderlo? Dopo viene a mancare un po'. Più dinamico, ma non vogliamo, più dinamico possibile, vabbè. Ma non vogliamo appunto fare una recensione perché insomma dopo si fanno. Sai che vado meglio col cellulare però quando devo fare queste cose? Vabbè. Eh sì, perché lei avrebbe bisogno del drone per fare queste riprese, non il cellulare. Eh certo. Deve muoversi in maniera. Scusi, è una flight pose, quindi per forza bisogna volare. Anche bisogna volare attorno, la flight camera praticamente. Ah, ok, sì, vabbè. Ok. Aspetti, adesso lo fermo, dai. Però effettivamente questi full action hanno un perché? No. Hanno una qualche motivazione, no, che non sia effettivamente questa di dargli una posa da soldatino plastico spastico. Gli abbiamo dovuto mettere anche la faccia incazzata, perché quell'altro originale che aveva tutto il labbro leporino lì che non si poteva guardare, cicciotto eccetera. Lei ha fatto apposta a mettermi sto cavalletto sotto le palle qua. Ma guarda che c'era anche le altre volte, lo possiamo togliere se riusivo a lavorarmelo. Vabbè, adesso se mi lo togliamo, mi fermo, poi subito dopo i nostri amici dicono ma come non siete capaci niente. Però direi di tagliare le corna al toro e andare direttamente al pagellone per, come al solito, sappiamo che il nostro pagellone è molto espanso e quindi. Però all'estetica, in questo caso, anticiperei questa volta, visto che l'abbiamo fatto in diretta, una considerazione sul box e l'undressing stesso, che c'è il parametro undressing che lei tanto apprezza. Beh, il box a me è piaciuto, bello così largo, stretto, stile bello metal perché beat. È scuro, largo, stretto, no, perché lungo, corto, no, però si vede bene il soggetto, luminoso, no, è bello, scuro, è anche fotografato bene, mi piace la posa, mi piace lo stile della scatola, del box. No, però ha ragione, sì. Questo misto di nero, parti traslucide, lucidate, un po' così, in evidenza, un po'. Sì, è abbastanza pacchiano quanto la versione di questo soggetto. Però no, convengo con lei, che esteticamente arriverò e avrò il coraggio di aprirmi un canale mio, anche lei la lascio in pigiamarsi anche dietro su. Effettivamente, cosa vuoi, poverino, questo soggetto, se c'è qualche cosa che è di avere delle pose, quindi almeno hanno puntato andando sul sicuro. Cioè, guardate ragazzi questa posa qui dell'attacco solare. Non appena lo metti stecco vengono fuori. In stecco sì, in stecco non fuori tutto bello il fatto che cioè. Faccio una cosa, adesso lo tiro fuori quell'altro. Ma no, non lo tiri fuori, no, perché dopo si impressiona la gente. Ah, ok. Bene. Vabbè. Quindi al box. No, comunque regala. Cioè, è divertente. Che cioè, non è gigante, è da spopassare. Cioè. Ma stiamo parlando del box, scusa, mi va a parlare che è divertente. Io sono oltre, lo sa che sono già. Tanto invece al box dobbiamo ancora dare il voto. E io al box direi che diamo un 8. Dai, sì. Sì, l'8 ci sta, dai. Molto le vengo dietro in questo caso, vede che. Beh, non mi poi dai, di fianco si vede le... Il viso è fatto un po' meglio. No, ma rispetto... è piccolina là, ma è giusto. Qui sanno applicare i giusti componenti. No? Al box non è che posso dire. Vabbè, ma... a me è piaciuto. Lei dica quella è cosa. È contento? Sì, sì. No, ma è che l'aspetto al banco sugli altri voti. C'è qualche parametro che io le concedo, soprattutto perché sono soggetti suoi. E piena libertà. Grazie. E ad esempio anche l'undressing, lei lo ha spacchettato così, deve dirci. Sì, non è che regala l'emozione di un future, un po' di più di un SRC. Non avremo un 10, un 9. Diciamo ma che regala un'emozione. Un 8, 9. No, ma che 8? Un 6. 6 e mezzo. Un 7. 7? Ma sì, diamogli il 7. Anche se c'è una grossa mancanza in questo diet. Ovvero? Dopo lo diremo. Ok, però lei l'ha ravvisata proprio unboxandolo questa mancanza? Sì, mi è mancata perché confrontandolo con l'altro, a parte, vabbè. Allora l'impossibilità di trasformarlo, ma quello lo sapevamo che questo non si può trasformare, per cui allora sei in mezzo. No, però per quello che vabbè. Cioè, tirandolo fuori ha goduto così, non è che mi è sembrato che abbia goduto. Sì, in effetti l'avrei fatto un po'
un po' diverso. Aspetti, che tanto provo a riposarlo un attimo, che mi accorgo che ci sono delle cose che mi piacciono. Io, diciamo che sommessamente mi ho messo 6 e mezzo. Ta-da. Allora, un po' più. Andiamo al parametro clou, direi direttamente, sì? Ce lo lasciamo per la fine. No, per la fine, per la fine. Okay. Allora, livello di dettaglio. Vabbè, non è che ha bisogno di tanti dettagli, però quello che c'è, c'è. Quello che deve esserci, c'è. Alle sue spalle, sto guardando l'altro soggetto alle sue spalle. Vabbè. Effettivamente è un soggetto pigiamoso, che i soggetti pigiamosi, sappiamo, non sono ultradotati di dettagli. È vero anche questo. Diciamo che queste dimensioni, più anche ridotte rispetto all'altro, gli consentono di giovare del fatto di non avere tanti dettagli, quindi avere anche pannelli più piccoli. Sa che meno dettaglio c'è, più piccoli i soggetti, più ne giova. Non so, lei ha un'idea di ma no, qui non c'è, posso smontare subito, c'è, c'è un gran voto, cioè qui non andiamo oltre 6 e mezzo anche come ma. Direi che effettivamente è ecco. Non di più, ecco. Non di più, sì, non, sì, di più. Sì. Non mi sembra meriti di più. Anche se io forse potrei togliergli quel mezzo voto se c'è il concetto che quando vado ad esporre certe parti il dettaglio mi va in frantumi, perché ovviamente non è stato dotato di dettaglio nelle parti. Tra un po' ci va qualcos'altro. È la sola camera, vero? Se continua. Ma guardi che il valore della mia camera, sapevo già. Io soggetti, le avevo detto, se lei vuole recensire delle cose che piacciono a lei, cambiamo subito. Stoppiamo. È giusto. Io direi è giusto che dare spazio anche. Ma scusi, me l'ha fatto vedere lei, che ha un ombelico inguardabile questo soggetto quando fa vedere gli addominali. Vabbè, è vero. C'ha dei, sì, qualche difetto ce l'ha. Però se vuole dare un 6 e mezzo glielo lascio. Ma sì, 6 e mezzo glielo do, perché a me è piaciuto. Va bene, è piaciuto. Qui è giusto, glielo lascio. Poi, vabbè, forse sono di parte. Va bene, vediamo la posabilità. Ci sono molto affezionato. Vediamo la posabilità. Mi diamo un voto così, sentiamo. Mi diamo un voto alla posabilità. Beh, la posabilità, sono indeciso fra 7 e mezzo e 8. Che non è clamoroso, considerando che dovrebbe essere. Però non è un Sentinel, non è un Singhetter Sentinel, sono più, ulteriormente più posabili. Mi sa di sì. E non è neanche un Metal Beat vero e proprio, perché i Gundam sono molto più posabili. Addirittura? Sì, secondo me. Se lei si espone in questo modo. Sì, mi espongo. Aspetti che provo a sistemare. Pensi che questo però glielo vedo già di più a fare le arti marziali così? No, questo sì, le fa abbastanza, però vede, c'ha delle particolarità che non gli fanno proprio. Ad esempio, l'aiuto a tenere basso questo vuoto. Senti, ecco, come l'aiuto. Quel gonnellino che l'ha fatto, sì, un po' dannare. Sì, il gonnellino ha fatto dannare. Vero, che si staccava ogni 3x2 in un pezzo che è totalmente full action, non dovrebbe stare così. No, non dovrebbe stare così, perché quelle, il braccino su cui si aggancia il gonnellino è fisso, non bascola, quindi sarebbe bastato metterlo con un doppio joint, lì come si dice. Bravo, è qui che lei mi piace, è lì che viene fuori tutta l'esperienza anche in questi dettagli tecnici progettuali. Tanto dove mi va a denotare tutte le mancanze anche tecniche di chi ha vissuto tanti modelli, sì, ed è capace di dire insomma che qui questa è una netta mancanza in un soggetto che si dichiara full action e quindi full posable. Full posable, in teoria sì. Purtroppo, e quindi, non è proprio così. Però effettivamente non è molto così posabile rispetto a tanti altri soggetti. Però mi sono divertito a posarlo, non ho finito le quello le Madonne, lo vedremo dopo, quindi no, mi sono divertito. Come voto finale la posabilità? Un 7. Guardi, per me lei si è tenuto fin troppo basso, pensi po'. Lei dava di più, sì, ma no, non do di più perché effettivamente aveva aspettative più alte. Sì, anche la coscia in avanti non mi è venuta dietro. Adesso nella scatola forse si vede meglio, però mi sembra che sia o era troppo dura o ho avuto paura io di ma io mi sfrego le mani quando la sento così critico. Ah, va bene, si sfreghi. Altro aspetto su cui lascio apertamente a lei le questioni, anche perché ogni tanto qui quando si intravedono veramente parti se ne vedono tantissime parti linear frame, veramente chi è, si sia al minimo abituati a sì, non sono curate per niente a Metal Build, ma anche delle classi leggermente inferiori. Scusa, me abbiamo fatto vedere quando si stacca il busto da tutti i resti. Quindi la qualità dei materiali però generale, facendo un po' quanto metallo c'è, non c'è, le verniciature. Però non è neanche leggerissimo, quindi un po' di Metal Beat ce l'ha. Io
Ui, però ad esempio io sto guardando l'aggancio delle plastiche in alcuni pannelli che non è proprio liscissimo, ma è un filetto zigrinato, quindi una qualità delle plastiche secondo me un gli spruga che si vedono abbastanza, sì, adesso molto, gli spruga non sono andato alla ricerca, questo forse è il soggetto più con più spruga del, forse il peggio riuscito, qualcuno dice spruest. Questa bascola vedi, mi sembra. Cos'è che va? Ah sì, la caviglia. E la caviglia con, ecco adesso mi cade. Forse le faccio una domanda tecnica, lei mi che dica, sa, lei che dica, questo è competente. Però forse no. Mi sto chiedendo se questo soggetto, mettendolo senza basetta, mette più in luce le sue capacità posabili rispetto a coloro che non lo sono, perché senza basetta si riesce ulteriormente a percepire che ha più possibilità, oppure il contrario, se tutta la capacità posabile è enfatizzata quando lo si mette così in posa. Quando lo si alza, lo si stacca da terra, probabile. Sì, meglio che non se... Non l'ho sbalanzato molto, perché l'ho aperto qui con voi, quindi non... Dissimuli, non dica queste cose che sennò dicono che... Però vede, queste pose qui non sono da fly pose, questo lo appoggi... Quindi fa meglio anche di un soggetto non... Sì, sì, fa sicuramente meglio, No, no, di un soggetto normale fa meglio, alla grande. Aspetta. Ma anche piglia terra, aspetta, questo intendevo. Anche direi di sì, perché poi queste pose qui adesso non le abbiamo provate, però direi che... No, fa un gran... Ecco da così forse. Ad esempio, questa posa qui non credo sia volante, neanche questa. Quella là, meno che meno, questa qui invece è volante, questa è volante. Si fa presto poi però a dire così, cioè bisogna vedere se ci sta adesso bene. Ci sta, no, ma ci sta, per me ci sta, no, questo ci sta, quelle due ci stanno. Quindi... Però la qualità dei materiali, insomma... La qualità dei materiali, la verniciatura è bella, dove è verniciato però. Gli sprue non mi piacciono. Sprue, qualità delle plastiche. E forse la plastica gialla è troppo, un po' troppo in evidenza. Specialmente nelle ginocchia è troppo invasivo. Vediamo se asterisco anche questo voto, che cosa mi dice. Sei e mezzo, va bene. Vabbè. Sì, va, non vado oltre perché mi sembra che non se lo meriti. Lei sta notando quanti voti io le sto lasciando apertamente? Mi sta agevolando. No, poi dopo lei mi perché critica. Perché lei sta tenendo tutti per l'ultimo, io lo so, ma ormai la conosco, mi conosco. Posso tirare fuori quell'altro? No, sì, che ricompariamo. Va bene, lo tiriamo fuori. I nostri suoi fan. Allora, dotazione in quanto a accessori e armi. Allora, diciamo che secondo me c'è quasi tutto, però manca una cosa importante. Dunque, non si trasforma, questo l'abbiamo già detto, quindi non può avere gli accessori. Non può avere gli accessori degli altri quando è scomposto. In aerosistema. Però quindi uno dice già la faccio facile. Una cosa che era assolutamente da inserire era secondo me una piccola attenzione, qui cascano gli asini, ragazzi, basta che non caschi il Gold Dragon. Cosa mi sta facendo vedere? Guardi, ad esempio questa qui è una chicca, non potevano inserirla così, trasformabile, è una piccola Match Patrol contenuta nel, i nostri cari amici lo sanno, nel DX 65 e nel precedente, che è veramente la chicca che gli fa, che fa la differenza. Match Patrol che tra l'altro lei ha ricevuto, se vuole dirlo, recentemente. Ho ricevuto la Match Patrol dopo aver fatto code a Luca eccetera, per prendersi un zavaglio che ha dovuto poi dopo dalla Jungle, che, no, zavaglio non è vero che era un zavaglio, aveva qualche piccolo difetto che però che ha dovuto che ricorrere ai ripari. La Dieter seriamente contattandola ha riconosciuto i difetti e me l'ha sostituita. Okay. Ma come se lei l'acquistava, anzi, adesso la faccio vedere. Ma se lei l'acquistava invece che la metto in bel oggetto, quando l'avevano già modificata, non avevo la miniatura di arrampeggio. Ma allora lei non vede che non mi segue, scusi, mia, e c'era anche lei. Quante pene. Qui vedete, cari amici, la Match Patrol sostitutiva, che magari anche quella l'andremo a dove si capisce in un'altra occasione, più che il muso non bascola più, quindi le fiancate sono belle ferme, fisse e non strisciano. Quindi ha fatto un ottimo lavoro. Bene, questo giorno torniamo sulla nostra. Ecco, vedi, una piccola Match Patrol, magari non così ben definita, non così trasformabile, potevano inserirla più piccola, in doppia versione, versione automobile, versione aerosistema. Addirittura. Ma vabbè, tanto ma che c'è, fai 31. Bastava anche questa. Ma adesso le dico questo. Aspetti, Le chiedo un piccolissimo sforzo di memoria. Vada. Lei si ricorda. Sto tremando.
Lei si ricorda quando abbiamo recensito un certo Shingetter, che abbiamo detto che la ficcanza è stata determinata lì per lei? No, lì no. Certi voti, ecco, se si ricorda, hanno raggiunto in una o due occasioni la vetta, motivati da che cosa? Anche proprio, certo, in particolare da quello step definitivo che gli lei la può mettere, tanto non sta incodando questa cosa. la cosa ogivante come questa, che fa proprio assurgere tutt'altra dimensione, vero, ragione, un soggetto ragione, come questo, e in questo qui proprio purtroppo mi tocca utilizzare questo termine, ma quando lei mi è andata a tirare fuori questo particolare, la sposo proprio in questo, la Getter Eagle faceva la differenza in questa sottolineatura. Bravo, vabbè, bravo. Qui, ecco, vedi, le sta distruggendo tutto. Purtroppo sempre fuori da telecamera, quindi non possono cogliere il disastro in questi anfratti. Mannaggia. Chiudo, se non mi vuole già tutto. Quindi, bene, data questa gravissima mancanza, no, vabbè, il resto degli accessori c'è un po' tutto, peccato, le catene, i ventagli. Direi di sì, le armi secondo me ci sono tutte. Adesso sto guardando quell'altro, se mi viene in mente qualcosa. Vabbè, direi di sì, dai, le armi principali ci sono sicuramente. Quindi ci sono due spade, il giavellotto che sono le principali, poi ci ha messo i ventaglioni che erano caratteristici, ma a me non è che piacciono. Le catene spara ventaglioni. Sì, forse mancava la palla d'acciaio, che qui non c'è. Già, non c'è la palla d'acciaio. Ce l'ho nelle mutande in questo momento. Sì, la palla. No, volevo vedere se c'era. Ah, quella che è lì, ho capito. Sì, sì. Questa qui sì, davanti. Sì. Quella, no, palla, vabbè, lì non è stata fatta. Quindi, mi dica un voto. Però la dotazione non è male. Dai, vedremo che la seconda anche qui. C'è mezzo, dai, non di più. Quella da 7. Quella sta più basso. Beh, le spade sono belle, cromate. Il giavellotto è molto bello. Diciamo che quello, considerate il soggetto, la classe, così, ma un 7 forse, dai, ci scappa, ci scappa. No, sono stato basso perché vede, mi sto facendo condizionare da lei. Ma qui qualcosa in più glielo possiamo dare, perché è tra poco, cala dopo, ad esempio sente che non ho il martelletto del giudice impenitente, ecco. Arriviamo alle gimmicks. Okay. Che cazzo di gimmicks ha un soggetto che ha perso completamente la combinabilità delle sue parti e la trasformabilità, sì. Tra l'altro, un soggetto, vabbè che è piccolino, quello che vuoi, non è gigantesco, non è che non si debba aspettare chissà che, non è gigantesco. Però ad esempio le lame basculano, quelle sulle, allora, cabine, mi vai a fare un full posable, un totalmente votato alla posabilità e alla sua raffigurazione senza combinazioni castilli. Beh, allora punti tutto all'estetica espositiva, diciamo così, allora la pura estetica espositiva, cazzo, non mi puoi stare senza i LED. Mi ha fatto paura per i LED. Per i LED? Ma cosa c'entrano i LED, che non li ha nessuno? Non me ne frega niente se tutti sono deficitari. Allora, non c'è, tra l'altro, neanche questo, i Sentinel sono vecchi. Questo è un pezzo moderno. Questo è un pezzo più moderno, fatto in questi anni, in cui i LED veramente serve un cazzo per inserirli. Ma dove? Allora, abbiamo l'altro giorno, non so quanto è andato su questa, unboxato la Kikijunja Kajanja, la base bianca, come si chiama? Sì. Il modellino piccolo. Vabbè, che in un modellino così cazzutillo, sì, piccolino, gli ha messo sti cazzi di. Nelle astronavi che sono, dei blocchetti di plastica. Ma non me ne frega niente, perché anche tu, se fai un soggetto che è puramente rivolto. Però lei non può arrivarmi a dire che gli dà poco perché non hai LED. Non è che gli dà poco. Le gimmick basilari sono combinabilità, parti apribili, movibili, che ne possa avere, e cazzilli. Beh, che c'hai tipo c'hai gonnellini apribili. Tipo, vabbè, il super coso solare, che anche solo una cazzatina come quella che si illuminava, le dava quella questione di attacco solare, in effetti, di potere, gli avrebbe dato, di cose, sì, eccetera, vero, che vero, mi vero, giustificava di più. È vero. E quindi dobbiamo dire, cara Sentinel, cara Bandai, cara Future, nessuno sta mettendo i LED. Quindi lei vede che ha sbagliato. Ma allora, ha sbagliato il canale. Allora, li stanno mettendo persino negli ultimi Metal Build. Quindi la Bandai sta iniziando a mettere. Ma dove? Perché non c'è un Metal Build? Io ne ho dei Metal Build. Lei ha dei Metal Build Scrausi. No, ma devono ancora uscire quelli. No. L'ultimo uscirà. No, Lexia. Io ne ho già che hanno i LED. Lexia? No, quella che. Sì, uno di una quelli. Una specie di Lexia, ok. Però insomma, ma c'è Lexia, che nessuno vuole. È talmente brutto Lexia. Ma se non gli metti i LED, scusi. Questo e Lexia, qui mi sbizzarrisco io. Oh, Lexia, io le dovrei venire se mette il Lexia a paragone con questo. Non so, andiamo a citare dei. Non so. Sì, io preferisco questo. Dei liquani, okay, vabbè. Comunque nelle gimmicks
Sì, non ha no, mi dica che gimmick anche questo. Le ali dietro sono bloccate. Bravo. Tutto un plasticotto, sì, che gimmick ha questo? Le lame sulle caviglie bascolano, muovono, vedi? Ah, vabbè cazzo. Però assurgono. No, ma le lascio dare appunto, il voto anche. Si appuntiscono verso. Via il voto, via il voto. Sulle gimmick? Sei. Cinque e mezzo. No. Ma lei era qui che voleva arrivare? No. Lei mi ha lasciato stare fino questo adesso per il gimmick? Era una delle due parti. Ah, ok, ne ha un'altra. In cui pensi che io do dei voti bassi, ma anche in Metal però, Build quando sono shaver di gimmick, non è mica che mi tiri indietro. Okay. Le gimmick sono la base. Vabbè. Io mi voglio divertire a muoverlo un altro po'. Altro parametro totalmente invece a sua discrezione, il livello di incazzatura. Ma no, c'è il gondellino che si stacca. E poi nel posarlo bisogna stare attenti al busto che crea dei buchi a destra e a sinistra. Poi vogliamo dire che si stava scrausando la basetta. No, non la basetta. Stava per diventare orfano di una basetta da oggi a domani. L'asta si posa male. Brava. Non è fatta benissimo. Adesso volevo vedere se aveva. Se aveva una basetta defalcata che non poteva posarlo qui, cosa stava dicendo in questo momento? Lei è stato fortunato. Io le finivo. Ecco. Aspetta, quindi, che tanto provo a metterlo in piedi. Vuole provare a spaccarla in questo momento? Sì. No. Lei mi ha detto, ci starà in piedi, vediamo se ci sta. Attenzione che se non ci sta indietro, torniamo indietro a dare una defalcata di voti che... No, sai cos'è? Che io ho paura a tirargli il piede, perché secondo me... Bravo. Mi dà già altri difetti che ha il soggetto. Eccolo. Sì, sì. Guardi che posa assoluta, guardi che posa. No, è che qui la base d'appoggio non è, ecco, non è solida, non è dritta e io l'ho posata, ragazzi. Sa che se io alito un filo di più di quello provi, che dovrei. Aliti. Questo soggetto qui cade. Però ci sta, provi, aliti, basta che non mi fai il terremoto, non mi faccia il maremoto. No, non lo faccio perché non è un ha mangiato soggetto. La cipolla. È un suo soggetto e quindi Ehi, però muove pericolosamente. Vedi che per a parte la polvere che ce l'ha dentro. No, ma io la vedo sudare. No, però ci sta. Va bene. Però intanto l'abbiamo tolto. Livello di incazzatura? Ma no, a livello di incazzatura. Ricordo che più meno incazzato è 4? Okay. Sì, 3, 4. Qui ce n'è poca di incazzatura, anzi, uno si diverte a cercare di posarlo. Vabbè. Allora. Però mi piace di più come flat pose. Che prima di andare sulle parti venali. Veniali. Qua. Sì, le caviglie dovevano incurvarsi di più. O non sono capaci. Bravo. Sì, adesso scusabilità gli vado a togliere mezzo voto. Quanto abbiamo messo? 7. Io toglierei mezzo voto. Metta 6,5. Bravo. Però aspetti, poi quando prima metterò il coso 6,5 diranno, ma perché hanno detto 7 e gli ha messo 6,5? Come mai sono... No, non si bravo, lo vado a rompere. No. Sì, lo distrugga. Ma vedi però come basta. Lei dovrebbe fare da crash test a quelli di Bandai. Guarda qui la caviglia, la lama, come si ma guarda che masturbazione eclettica che hanno quelli che adorano i pigiamati full action. Ta-da, ta-da. Non lo vorrei riappollaiare un attimo? Sì, meglio, stiamo per parlare dell'aspetto estetico. Lei intanto vada avanti che io l'ascolto. Ah, stiamo per finire. Ah, bene, sì, perché è un po' lunghetto qua. C'è l'estetica. Beh, a me è piaciuto. Non aveva dubbi, vero? Mi è piaciuto, mi piace in questa posa. Penso di avere quasi trovato. Devo drizzare un pochettino l'asta, però. Allora, però se avessi in questo momento l'estetica a 7,5, dai. Una bacchetta. Dai, facciamo presto. Una bacchetta. No, ma la bacchetta, ma prendi guarda, o qualche altra parte minacciata. Ma prenda le forbici, i forbicioni. Le ha lì. Non vedere. Ecco. L'oggetto contundente. Perché mi servirà anche per illuminare. Ecco. Noi abbiamo accessito assieme, purtroppo non ho qui la no, ce l'ho. Sì che c'è. Ce l'ho. Il God Gravion. Si ricorda un particolare estetico che lei ha criticato nel God Gravion? No. Se lo ricordi, guardi, faccio come la pubblica, come si chiama? Ma non è estetico, una gimmick. No. La spalla, quella che non è la spalla. No, c'era proprio un parametro estetico che diceva, ma questa cosa qui in realtà, e anch'io ho dovuto convenire. La plastica? No, proprio... Sai che non mi ricordo? Una componente che... Dai dopo taglia, vero? Visto certo, non mi ricordo. Certo. Un componente che non mi era piaciuto? Se lei lo guarda esteticamente, che cosa c'ha un po' disgraziato? I gamboni? No, a parte i gamboni che sono... Ma qua si è staccato un pezzo. Ale. Quello dove salta fuori. Ale. Indagheremo dopo, adesso non si preoccupi. C'è un coso lì, quel coso lì che cazzo... Vabbè. Glielo dico io. Su delle gambe, avere...
Ah, ok, delle lame così imponenti. Dei cosi, ma sì, più no, che imponenti, sono anche. Ma ci sono anche quell'altro. Infatti, nell'altro l'avevamo criticati. Ma no, tra l'altro, ma, nell'altro. Ma li ha criticati lei, io no. Sì, a me piacevano. Non è vero. A me era piaciuti. Non è vero. Adesso me lo riavvolgo e me lo riscotto. Però al di fuori di quello, erano. Io adesso non so, non conosco esattamente le parti che si distaccano. No, sì, ah no, giusto, intanto tiri fuori il Daita. Le parti che si distaccano, ma nel God Gravion questi uncinasti nelle gambe giganteschi andavano anche a deturpare un po' la forma ogivante dei jet, se si ricorda. Però, dei jet sì, no, dei jet, sì. Okay, nelle gambe no però. Per me sono esagerati anche qui in maniera un po' troppo vecchio stile, cioè veramente qui è troppo pacchiano da tanto che si rendono... Scusa, è così... Ecco, intanto vediamo nelle proporzioni. Scusa. Oltre che nelle proporzioni, ma quelle lame lì sono importantissime. Che non cioè, siano sono pannellate, potenti. Che non siano dettagliate. Ah, okay. È una lama d'acciaio. Non la posso seguire. È un aspetto che secondo me rende un po' sgraziato troppo, perché sembra una parte troppo poco. Troppo meno curata, troppo poco dettagliata rispetto al resto del corpo. Comunque il combinabile è meraviglioso, ragazzi, ve lo dico. Cioè, l'altro sparisce. Glielo sto dicendo anch'io. Sì, l'altro sparisce. Glielo sto dicendo anch'io. No, questa parla delle lame, non mi cambi. Gli sto dicendo anch'io. Per che... quanto è bellissima la posa che sono riuscito, onorabilmente, grazie alle mie capacità, note capacità posatorie, a far assumere all'FA. Lei che poi è un certo fetichista anche dei vecchi pezzi. Mi commenti anche. Il colore di questo? No, il colore sì, ha ragione, è troppo giallo. L'ho detto prima che è un po' troppo giallo. Ah no, non l'avevo seguito. Sì. Faccio intanto anche io quando lei sta parlando, sì, faccio come lei che... quando si concentra sui pigiami mi perde un attimo il filo. Faccio come lei, faccio come lei che non ascolta. Ma cosa di... lei chi? Lei. Tanto io devo scoprire da dove arriva sto pezzo, ne vado pure. No, ma lo facciamo dopo, perché sennò non finiamo più sta recensione. Ah, ok. Dopo ci fermiamo a vedere. Vabbè. Per me tra l'altro viene proprio da sto pezzo qua, ma va bene. Anche secondo me. Vabbè. Comunque esteticamente devo mutilarmi un attimo mentalmente, concepire il fatto che siamo in ambito si mutili. In ambito pigiamato. Ecco. Ok? È già qui. Quindi, se è vero che ai Shingetter, ai God Gravion abbiamo dato dei motoni, qui bisogna scendere. No, ma è chiaro che scendiamo, a parte che parliamo di un oggetto che costerà un centinaio di euro, non è che stiamo spendendo. Qui tra l'altro esteticamente, scusi, non è che cosa? Sì, c'è una bella differenza. Qualche qualità di dettaglio, qualche verniciatura fa la differenza, però il soggetto è un po' lui. Esteticamente non è stato reinterpretato. No, questo no. E quindi forse, andiamo a dare l'FA un po' una sì che è stato reinterpretato. L'FA non è proprio il Daitan 3 che io qui vedo più che altro per causa di dover impugnare certe cose ai Manoni, ad esempio. Vabbè. Però gli altri mentre il contrario qua e sono correttamente sono più adeguati. Non ha chicche estetiche di pregio come certe cose cromate, ok, ci sta. Ma più che altro, in linea generale, esteticamente, le vado a dire che il Daitan lo vorrei vedere reinterpretato alla maniera di come stanno facendo gli ultimi Mazingavari. Come si chiama sta linea qui? Tipo questo qui? Infinity. Esatto. Proprio per vedere che cosa riuscirebbero a. Beh, ma Mazinga Z Infinity è venuto un bello oggetto. Esatto, in una versione riammodernata. Beh, allora lì mi renderei conto un po' delle proporzioni. Magari usciranno. Perché no? Ecco perché se devo prevedere che un domani mi deve riuscire un'interpretazione così e quindi lasciare più spazio anche ai voti a quella. Io qui ho già in mente il voto, vediamo se lei me lo indovina. Quale voto? Il voto sull'estetica. Sì, ma perché mi punta il grande? Che adesso lo togliamo che ma non c'è anche questo uguale, sull'estetica. Beh, l'estetica, questo è un 8 pieno e non me ne frega niente. Lei scriva 8 perché sennò qui le saltano via due dita. Assolutamente mai. Le faccio saltare due dita. Ma anche perché... Le sforbici a due dita. Quell'unica cosa che poteva permettergli di assurgere il tema in generale è un 8. Vieni a mancare, l'ha detto lei. No, dov'è la cosa girata? L'FA non prende 8. Io stavo parlando del vecchio. Questo invece? Il vecchio prende 8, questo qui prende lei mi sta. No, non voglio coercizzarmi. Voi lo deciderei, dica il suo. Poi io. Perché lei sa che dobbiamo offrire le 6 e mezzo. No, lei mi sta basso. Sto basso, sì.
cosa vuole che stia alto? Ho dato 8 a quell'altro, questo qui non può avere 7 se l'altro ha 8, scusi, o l'altro ha 9, allora posso dare 7 a questo qui, ma due voti di differenza ci sono tutti. Ha sbagliato la faccia, la testa non è proprio a punta ma è troppo larga. Il giallo è troppo giallo, la plastica già è qua di dietro, le ali sono troppo. Ma sai che io abbraccio i suoi 6 e mezzo e basta, via. 6 e mezzo. Bene, bene. Altro punto in cui lei mi giudica è la price performance, ovvero la qualità rispetto al prezzo speso. Guarda, costa un po' più di 100 euro, 110 mi sembra. Prezzo è onestissimo. In linea con quanto costa invece quello componibile? Se noi pensiamo che il componibile costa 250, non adesso ma al momento dell'uscita, ovviamente. Direi 250, adesso non mi ricordo, meno, non sì. Mi ricordo più o meno 220, 230, 250, e paragonandolo ai Metal B che costano 200 e passa, questo costa la metà di un Metal B ed è fatto con la stessa concezione, non la stessa identica concezione, però ha no. Il frame in metallo. No, vabbè, vabbè, ok, ok, però vabbè, vabbè. Ma lo so che ho detto una stupidaggine, però siccome questi soggetti qui non erano così mai così, non sono mai stati prodotti con tutte queste possibilità che... di come no, abbiamo detto adesso che se io faccio una versione, non so, la linea infinita è nata da un cartone, un qualcosa, da, oppure semplicemente hanno detto rifacciamo un film, da un film, da quel film che è uscito al cinema. Gli hanno fatto, gli hanno dato una linea, sì. non l'ho visto, sì, sì, no, un po così. Ma gli hanno dato una linea già da lì, no? Sì, però l'hanno reinterpretato completamente, è una benissimo, cosa nuova. Benissimo. È come un Shinjig che è inguardabile. Ecco, se questo, come vi ho detto, lo reinterpretassero, lo modernizzassero, e probabilmente si mettesse veramente un po' più vicino a un Metal Build anche a livello di definizione, eccetera, altre cose, probabilmente le darei ragione. Che comunque provi a dire un price performance di voto, cosa mi va. Tenga presente che io un 7 glielo darei tutto, price performance, cioè a 100 euro cosa ti danno? Gli SRC non sono fatti così bene, scusi, Cosa ci compro con 100 euro? Gli SRC dovrebbero costare meno di 100 euro effettivamente, però sono cresciuti un po' di prezzo anche loro, pian pianino. Alcuni sono... Saremmo anche qui in realtà a cavallo del 6,5, però... Io darei un 7. Vabbè, sono troppo buono anch'io questa sera, vedi? Però la FA ne ho presi altri, per cui è una linea che mi è piaciuta. Ma vedremo quanto altro divertimento c'è da dare. Quindi alla fine, se io vado a vedere un po' i vari voti, soprattutto quelli di maggior peso... Non supera i 6,5. Non supera i 6,5. Eh sì, infatti, alla fine chiudiamo 6,5. No, ma ci sta, non litigo. Io darei un 7, lo capisco che è stirato, è molto, molto, non è meritato, dai. Hanno sbagliato certe cose, purtroppo. Prima fra tutti il viso non ci è piaciuto a nessuno. Il viso è cannato, ed è un peccato. Gli sprulli hanno sbagliato. Io invece critico. Eh? Io invece critico. Cioè? Io vado su un 6. Addirittura? Solo 6? Solo 6, lo scrivo qui. No, 6 è poco però. No, perché tutte le considerazioni che abbiamo fatto fino adesso e voti, quanto più oggettivamente, quanto più oggettivamente l'abbiamo dato, ma perché ancora non abbiamo fatto dei pigiamosi che prenderebbero ben peggio. Ma perché? Questo per lei? No, ma sa qui è un voto, purtroppo qui faccio un po' il professore. Sai il professore un po' stronzi? Che non guardano effettivamente forse troppo all'oggettività, all'imparzialità, ma vogliono punire. Ah. Cioè, sì, qui... ne ho conosciuti. Ah, ecco, bravo, anch'io... Ho già intuito. Però purtroppo qui è vero, quando... Risposta dietro. Quando una linea, e che questo robot incarna a piene mani, va a rinnegare... Quella che dovrebbe essere la vera purezza di linee moderne e definite, dettagliate dei robot fatti oggigiorno, e quindi la massima dettaglio, la massima soprattutto fedeltà in robot che sono combinabili. Cioè, ragazzi, abbiamo dei robot combinabili, li hanno fatto combinabili quanti anni fa? Beh, però li hanno fatti. Quanti 5, anni fa? 6, 7 anni fa, dipende. 5, sì. 6, 7 anni fa, se non di più, alcuni pezzi. Quindi dimostrando che non è che c'era bisogno a tutti i costi di chissà quali tecnologie. Ma questi sono degli SRC evoluti, non potevano essere combinabili. Gli SRC combinabili non esistono. Non c'è evoluzione se passiamo da un soggetto combinabile, pienamente fedele, con tutte le cose efficaci, una cosa, a uno che perde tutto questo. Non è un'evoluzione, è un'involuzione. Quindi questo sfregio che viene fatto al collezionismo puro va punito.
E quindi guardi, il 6 è veramente strappato con le lacrime, perché vogliamo dare 5 e mezzo. Vogliamo dare la speranza e un parlume di oggettività anche nel giudizio, ma veramente avrebbe meritato, per la filosofia che porta con sé, un voto minore. Vabbè, questo purtroppo lo io devo dire, 6 e mezzo. Lo so, ma vabbè, è giusto però, che lei, però sono, allora, diciamo così, è giusto che lei lo dia e che lei lo ribadisca. Però, lei scrive, esprima, però scrive il suo. Ci mancherebbe altro. Lei è giusto, allora, che esprima. No, perché sì, sì, chi guarda la recensione dice: io sto con Asso, perché probabilmente io non sono un amante di Full Action. Temo che pochi staranno con me. La linea Full Action molte volte è stata. Ma l'hanno un po' cannato sto soggetto. Tra l'altro, c'è anche da dire che un altro aspetto che mi dà un po', diciamo, no, non è fastidio, però in questo caso mi sento un po' in filosofia sensei. Sì. Cioè il fatto che, anche se ultimamente il sensei non si capisce mai da che parte, una volta sì, batte, cambia un po', batte da una cosa all'altra, bascula un po' a destra, un po' a sinistra, dall'estremità, sì, esatto. Quindi in termini sensei, a volte il fatto no, che anche un soggetto cambia il voto, a volte che certi soggetti uno dica: ah, però cosa pretende? C'è anche da dire che costa poco. No, bisogna ribellarsi. Non me ne frega che costa poco. Ma io non poco. Mi ribello. C'è chi ha dimostrato. Uno l'accetta. No, c'è chi ha dimostrato che si può fare meglio. E soprattutto se uno dice: ah, ecco, ad esempio, ecco, guardi, ho trovato l'esempio giusto. Mi dica. Quando si vengono a citare i borghesi arricchiti, su cui il sensei tanto punta il dito. No, il borghese arricchito. O anche non arricchito, comunque la neoborghesia che sta venendo fuori, i neostraccioni che diventano neoborghesi, ecco. No, si accontentano dei Full Action perché non vogliono risparmiare i loro sudati risparmi e per mantenere e godersi delle versioni, quelle giuste che abbiamo mostrato prima, ovvero i veri GX 65, quelli che so, se io devo avere un Titan 3 in collezione, allora è chiaro, bisogna avere il GX 65 in assoluto. Infatti, ho detto c'è questo che mi permette di, e vedrà che molti straccioni neo-imborghesiti che oggi del Titan 3 ieri non se lo sarebbero magari neanche preso. Perché? Però oggi preso, perché l'ho preso io? Ma lei perché vuol fare un completismo di ma un no, completismo? Ma non è vero, ma anch'io ogni tanto vado a prendere delle cose di basso profilo per togliere le curiosità o per altro. Però è un completismo quello. Invece i certi borghesi neoborghesi che vengono da condizioni di extra straccionaggio, non si sarebbero mai preso un Delta 3 perché prima non c'era una versione di mezza via. Adesso che la Bandai ha detto: ma sai che ci accattiamo una buona fetta di pubblico, glielo facciamo bello sposabiloso, incappettiamo ben bene, bello sposabiloso, e loro ce lo comprano. E in effetti questo sa cosa fa a fare? Va a svilirmi anche un po' il mio GX 65. Ah no, che non lo svilisce. No, lo esalta. Lo fa, perché c'è chi ti dice: ma il G65 non è possibile come questo. Quindi c'è anche chi è capace di dire: io ho preso questo perché ha delle qualità migliori del tuo GX 65. È una scusa. È chiaro che è una scusa, perché è la classica volpe, la classica cosa che non può permettersi. E dice, si fa autoconvincimento dicendo che questo è migliore. E sono i classici tarli, i classici parassiti del collezionismo che invece dovrebbero essere. Lo sa che così si attira un po' di inimicizia. Io sono in questo caso sono sgarbiato, io la verità la devo dire, mi dispiace quando anche è cruda, spiacevole, ma va detta. Quando diciamo anche non insegue le viscere del popolo, io purtroppo mi devo esporre e diciamo mostrare la via illuminata. Bene, lei è basito, basito, no, ma sono stanco. Sono già le 11 che sono. No, è mezzanotte passata. È mezzanotte, ma siamo impazziti. Cari amici, però questa linea Full Action, ovviamente i prossimi soggetti Full Action, diciamo, non abbisogneranno di una critica così approfondita, certo. Che però in questo caso era dovuta. Cari amici, buonanotte. Ciao.